Salve a tutti e benvenuti a questa nuova recensione lampo sul film Mano d'opera di Alain Huguette. A parte il fatto che si parte male perché sicuramente avevo sbagliato la pronuncia, però lasciamo stare questa cosa. Beh, trovate un modo di andare a vedere questo film. Trovate un modo, non lo so, fatevi 200.000 km in macchina per andare nell'unica sala che lo proietta. Che cacchio ne so, trasferitevi, trovate un modo. Perché è davvero un mezzo capolavoro. Ancora per chiamarlo capolavoro, magari un po' troppo, magari sto esagerando, magari... la mia recensione è ancora troppo caldo per essere effettivamente esaustiva, però ora come ora vi posso dire che è una visione imprescindibile. Mano d'opera racconta di Luigi, il nonno del regista Alain Huguette, e della storia della sua famiglia che dal Piemonte, dalla città ughettera, si trasferisce poi in Francia in seguito a mille peripezie e la storia dei primi del Novecento che gli si schianta addosso. La storia è veramente qualcosa di bellissimo, pesante, molto 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 personale e si vede che è un racconto, è proprio un racconto di ciò che è successo, di come le cose sono andate. Tutto molto oscuro, molto diretto, però allo stesso tempo è anche un film molto simpatico, molto leggero da vedere, con diverse battute. E quei bambini che erano in sala con me a vedere il film, probabilmente perché i genitori si erano imbrogliati essendo un film d'animazione, beh, sono riusciti comunque a divertirsi nonostante l'importanza della trama. Anche se qui, più che trame, tramette, personaggi, eccetera, che per l'amor di Dio, tutto bello, però qui la fa da padrone la tecnica che è stata usata. L'utilizzo dei modellini per creare queste ambientazioni e anche modellini degli stessi personaggi con questa animazione in stop motion che fonde elementi realistici con elementi più giocosi e realistici riesce a creare un'atmosfera e uno scenario veramente incredibile ed unico che ha solo questo film. Incredibili le scene dove la mano stessa del regista interagisce con i personaggi che parlano con lui mentre gli raccontano la storia della sua stessa famiglia, e sono belli anche i suoi commenti quando commenta a proposito di suo padre che era molto piccolo ma che poi è cresciuto in fretta, che era un casinista, ed è veramente bello e toccante sentirsi raccontare una storia così personale dal diretto interessato. E forse è proprio questa una delle forze del film, il fatto di avere un cuore enorme e potentissimo, che vi emozionerà dall'inizio alla fine. Considerate che la storia si ambienta da fine 800 fine al 1940, più o meno, già vi aspettate che ci sarà all'interno un sacco di politica, ovviamente, perché c'è la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e nel mezzo... pesante e importante anche il tema dell'immigrazione, l'immigrazione appunto fatta per andare a lavorare in posti che ti permettevano di vivere e di mangiare, quindi si parla di povertà, di stato sociale. Ma non fatevi spaventare dalla pesantezza, perché come ho detto prima anche dei bambini che erano in sala si sono completamente buttati via da ridere e si sono proprio divertiti, ecco, durante la visione. Quindi mi raccomando, andate insieme alla famiglia se volete, non c'è assolutamente problema, ve lo straconsiglio, non ve lo perdete, davvero, non so che altro dirvi. Beh, scusate se sono stato un po' troppo sbrigativo e ci sentiamo alla prossima recensione lampo dello Spettatore. Buone! Beh, si gioca col cibo adesso?